Buongiorno a tutti, questo in realtà è un video improvvisato, dobbiamo ancora mettere sul caffè, ma ho dovuto cogliere l'attimo perché papà mi stava svelando qualcosa e quindi io non posso tenere solo per me queste cose. Ho detto a papà poco fa, papà, cosa significa condizio sine qua non? Perché ricordo che spesso viene utilizzata abbastanza imperiosa o imperativa, insomma, importante. E sono andato su Wikipedia e ho trovato appunto che la specifica in latino di sine, condizio, sine qua non, significa appunto mettere una condizione oltre la quale difficilmente, cioè, altrimenti non si possono fare certe cose. Quindi riporta per esempio l'esempio condizio sine qua non farò il presidente se tutti i soci o tutti gli altri Candidati. candidati si dimetteranno, eccetera. Tipo un esempio puerile, semplice. E allora ho trovato poi ovviamente quando si fanno queste ricerche su internet inizi a trovare tutto. Nel mondo attuale, tutte ancora le parole, i modi di dire in latino che si utilizzano, anche perché, come diceva, l'articolo che stavo leggendo, per centinaia di anni non si è più parlato in latino, poniamo a caso anche qua in Italia, a parte nei testi accademici. E quindi ho chiesto a papà, ma tu hai studiato il latino? E papà mi ha fatto la faccia. Come dire, che se lo ricorda, nel senso come una cosa che è stata un po' pesante. La mia bestia nera era il Ah latino. sì? Vai pure. Non so, da subito il latino, non abbiamo trovato un'empatia tra il latino. Forse, sicuramente è anche colpa Che ti dell'insegnante. ricordi anche il nome, ancora il nome dell'insegnante? Sì. Sì. Il mio insegnante di latino era un ebreo e si chiamava Foà. Foà. Ed era. Io già l'avevo trovato subito orribile già il primo giorno di scuola, quindi. Perché già entrando in scuola, presentandosi e dicendo sta zitto, sta zitto, sta zitto a tutti quelli che cercavano di dire una mezza parola. Mettiamo le cose in chiaro. Allora, io quando entro in classe, c'ho il cappotto, quindi si guarda un po' in giro, trova una ragazza e dice: tu ti alzi, vieni qui, mi aiuti a togliere il cappotto, lo appoggi lo metti sull'attaccapanni, eccetera. E poi, cioè, in pratica. Sì, che poteva, ovviamente, magari al bambino. Eravate, quanti, che età avevate? Facevo prima media, quindi cos'era, 11 anni? 12 anni, 11 anni, sì. 12. Che potrebbe essere anche un indiretto segno di insegnamento di educazione o di rispetto. Sì. Anche se capisco, soprattutto poi ai giorni oggi, no, ai nostri giorni, c'è anche un sentimento di servilità sotto certi aspetti. Insomma, è una cosa che si può leggere in Sì, varie ottiche, però questo suo modo di presentarsi, insomma, diciamo autoritario, non è che abbia era fatto. estremamente autoritario. Poi aveva questa una simpatia molto, molto forte, molto spinta verso le ragazze e i maschietti manco li vedeva. Cioè, no? Ah, Quindi sì. aveva già fatto subito una Sì. selezione. Naturalmente le ragazze, c'erano quelle due o tre ragazzine più belle, più carine, diciamo, erano diventate la sua. Sì, insomma, tra la tua storia della tua esperienza dell'insegnante di violoncello e quest'altro, insomma, una volta c'era piena libertà da parte di queste autorità Era abbastanza spinta la cosa, sì. di fare un po', insomma, di calcare un po' i luoghi comuni in maniera tragica. E ad ogni modo poi ricordo che lui era professore di italiano e di latino, Che prima mi sembra che poi parlavi di tuo papà,
Hai fatto il nome anche di un altro Sinigaglia o di un altro di un altro professore? professore Sì. perché No, allora vai avanti così, poi ci racconti. e quindi io ricordo che abbiamo iniziato il latino come penso in tutte le scuole, con le desinenze, con le cose, La no? grammatica. Rosa, Ah, rose, sì, ho capito. Sì. rose, rosa, rosa, eccetera. Sì. Ci sono le declinazioni, adesso non ricordo più neanche come si chiamano queste cose. Quindi dopo questa prima infarinatura, diciamo così, in cui prendi un pochino l'orecchio a questa lingua, che in un certo senso per te è una lingua nuova, no? Ma non hai mai sentito parlare il latino. Anche se a quei tempi effettivamente andavi in chiesa e Infatti la stiamo messa pensando, era la messa era latina. ancora in latino. La messa era latina, nessuno ci capiva un accidente di niente, la gente Però andava la in recitavate a memoria, chiesa. diciamo, sì. Sì, più o meno certe cose, l'Ave Maria, Ave Maria, Mater Dei, eccetera, ce l'avevano insegnata a memoria, eccetera. Ma senza capire il significato, noi Certo. dicevamo delle cose senza capire che cosa voleva Ho dire, no? capito, sì. E io ricordo che alla fine della messa, quando si dice Deo gratia, ora pro nobis, no? E poi la messa è finita, no? Andate in pace. Come si dice la cosa in latino? Io non lo so perché non ho mai sentito niente in latino. In grazia di Dio, Deo gratias, no? Sì. Per noi la parola Deo gratias voleva dire finalmente, Ah, no? ho capito. Deo gracias. Dio Deo ti gratias. ringrazia, finalmente. Finalmente. Ad ogni modo poi ricordo che arriva il famoso giorno in cui c'è il primo compito di latino, in cui banalmente c'è una frase molto semplice, eccetera, che però devi tradurla in italiano, eccetera. E io ricordo che quel giorno, quando poi il giorno dopo andiamo a ritirare, lui ci consegna i compiti con i voti, io vedo solo una lunga sequenza di strisce rosse e blu, perché secondo la gravità dell'errore è rosso o blu, e poi vedo il mio bel voto finale, 3, ho preso 3. E poi succede che io ho avuto diciamo, una specie di momento di orgoglio subito, no? Cioè io voti bassi così non li avevo mai presi a scuola, anche se non sono mai stato un allievo particolarmente studioso, eccetera, però al massimo mi potevo prendere un 5, ma sotto il 5 non sono mai andato assolutamente. Quindi ho avuto questo momento di orgoglio in cui ho cercato di studiare questa, perché dovevamo prepararci al secondo compito di latino. E quindi facciamo il secondo compito di latino e quando mi consegna i compiti fatti con i voti relativi, vedo che sul mio compito c'erano solo due segni, uno rosso e uno blu, quindi dico, deve essere andata abbastanza bene, no? E allora vado a cercare il voto, 4. Com'è possibile 4? Come ho fatto a prendere 4? Ho fatto solo due errori. È così che poi pian piano tu cominci a conoscere anche i tuoi insegnanti, i tuoi professori, no? I tuoi maestri. Perché
quando è un po' come, non so se anche nella ginnastica è così, quando tu inizi col piede sbagliato, è ben difficile trovare il ritmo con i piedi giusti poi. E quindi se tu il primo voto che prendi era, ecco perché, ma nessuno me l'ha, sono cose che ho scoperto poi Possano di più poi. avanti, se tu prendi un buon voto al primo compito in classe, sei già quasi a posto. Poi non è il caso che ti sforzi più di tanto, perché entri subito nella simpatia del maestro, del professore, che dice: ma questo qui è intelligente, bravo, se si impegna, eccetera. Se il primo voto invece è orribile come il mio, un 3, riuscire a recuperare è quasi impossibile. E quindi andiamo avanti nel trimestre, eccetera, e i miei voti non hanno mai superato 4. Io ero ormai. Chiaramente mio padre comincia a preoccuparsi un po', dice: ma scusa, ma tu Ciò nonostante segni rossi e blu ce n'erano. non erano Mm. tantissimi. Sì. Ma dico, il professore ha detto che anche se ha messo pochi segni blu e rossi, l'ha fatto perché dice non vuole consumare troppo le sue matite, eccetera. Tanto con me non c'è più speranza. Ovviamente, essendoci un rapporto così autoritario, non è che spiegava il No, beh, perché, per la anche carità. perché per imparare bisognerebbe spiegare perché si è Sì. fatto un errore, Sì. No, no? Lui dava per scontato lui che dovevi capirlo, come quindi. insegnante era veramente un mezzo disastro. E quindi a un certo punto mio padre si dà da fare, cerca, chiede in giro mi trova questo professore che era un professore di latino proprio, che insegnava solo latino e greco. E che era in pensione ormai da diversi anni, avrà avuto una settantina d'anni. Ricordo benissimo come si chiamava il professor Saroglia. Ah, Saroglia. Saroglia. Abitava in una delle classiche case stile 800 di Torino. Torinesi. E mi ricordo che quando entravo da lui, abitava da solo, non ho mai visto nessun familiare con lui, probabilmente era solo. E la casa arredata in modo ottocentesco, antico, vecchio, veramente vecchio. Sentivi l'odore di vecchio dentro, no? E poi ricordo che quando lui poi mi insegnava, ma è stato bravissimo. Lui sì che era davvero un genio, perché io quel poco di latino che ho imparato e che grazie a Dio all'esame sono riuscito a prendermi il 6 e quindi sono stato promosso, lo devo tutto a lui, assolutamente tutto a lui. Mi spiegava, era un mago a spiegare, però ricordo che quando poi mi dava un compito da fare, e quindi io dovevo fare quel compito e lui intanto leggeva un libro, faceva. E quello che mi ricordo immediatamente pensando al professor Saroglia era questo: tac, Aveva un orologio pendolo in casa. tac. C'era questo orologio pendolo enorme che sembrava una cosa, arrivava quasi al soffitto addirittura, era grande. E questi orologi a pendolo, più sono grandi, più sono lenti nel pendolo, no? E quindi questo tac, tac, mamma mia, la fine. Però quel professore lì piano piano
Piano piano anche il mio maestro Foà ha dovuto ricredersi e dire: io non so come è possibile, mi ha cambiato 2 o 3 volte di posto perché pensava che io copiassi, no? È normale che Sì. minimo doveva pensare che io copiavo dai miei compagni. Era stupito perché per quanto magari poco facesse per te, perché deve aver fatto poco, Sì, ha non fatto. sapeva che tu andavi a ripetizione, diceva, alla fine devo dare atto che questo ragazzo non ha fatto errori. No, ma infatti è molto importante, poi l'abbiamo, anche nella nostra esperienza di vita, l'abbiamo più volte concordato e riconosciuto che in effetti è il professore che cambia tutte le sorti di una materia Sì. nei riguardi di un ragazzo. Come me, tante volte ho raccontato a te, ma soprattutto anche ai miei amici, quando entravamo in discorsi simili, la mia paura della matematica, perché io ho sempre avuto professori di matematica nelle medie, sempre, e poi anche nelle superiori, che facevano paura, no? Perché arrivano proprio lì che fanno paura, sono arrabbiati, sono già arrabbiati. E invece in prima e seconda superiore avevo la media del 7, tra l'altro facevamo i logaritmi delle cose interessanti, perché questo professore amava, adorava proprio la materia Eh sì. e allora ce la faceva, era innamorato della matematica, quindi ci ha fatto innamorare tutti della matematica, era come giocare con le costruzioni, era tutto chiaro, improvvisamente è diventato tutto chiaro, tutto, anche le tabelle che dovevamo consultare per trovare poi le soluzioni. Era tutto chiaro ed era un professore giovane, sportivo, veniva sempre sul lavoro con la motocicletta, una motocicletta per noi classica, vecchia, vecchio stile, una Vecchia Gilera, sì, o Guzzi. Guzzi o Gilera, eccetera, una signora moto, indubbiamente. E lui era una persona magnifica, proprio solare. E questa, in effetti questa tranquillità che io spesso sempre avuto anche insegnando sul lavoro, che è molto simile alla cadenza di voce che sto utilizzando adesso, no? Mette a proprio agio le persone, ma se poi tu ami quello che stai insegnando, come è capitato a te quando hai fatto scuola di disegno, Ah sì. amavi fortemente la cosa e poi vabbè, c'è stato quell'errore che hai fatto perché tua mamma ancora una volta nella vita è riuscita a farti fare le cose sbagliate, ma non volevo fuorviarti, quindi termina No, pure. no, Comunque no, l'abbiamo, sì, no. No, ad ogni modo, questo poi discorso bene o male, sul a un certo latino. punto Ma perché quindi ai tuoi tempi il latino era obbligatorio, materia sì, era obbligatoria alle scuole obbligatorio. medie, il greco no, ma il latino sì. No. Il greco era, lo Come sceglievi sempre se tu, facevi il liceo. se Ah! facevi il liceo Se classico, facevi il liceo classico, dovevi studiare il l'ho greco. capito. Già nelle medie, se volevi prepararti per No, il no, liceo. nelle Ah medie, no, 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 appena entravi al classico, come anche oggi, sì, da nelle tantissimi anni a questa superiori. parte. E Il quindi classico, latino e greco sono ovviamente due materie io il fondamentali. greco lasciamo perdere, solo guardare quei segni Quei segni, sì. assurdi, dice. Dico, ma mai più Ma poi io. il latino studiavate, vi faceva leggere i Ah, no, classici? poi Capperi, in terza media, Eravate bravi. il De Bello Gallico Ah. di Coso, sì, dovevi tradurlo, c'erano delle traduzioni. All'esame di terza media, quello che io ho fatto poi a Uzio Sì. durante la cosa lì, come si chiamava, L'alluvione. l'alluvione. Sì. Che poi appunto tu eri in una classe a due o tre E piani sotto di sopra me e sotto di te c'era c'era la Aurelia. tua futura sposa che tu non avevi ancora mai visto. No, Non l'avevi vista ma non l'avevi ancora ritrovata. E l'avevo ancora l'avessi trovata. trovata lì sarebbe stato. Morivo. Ma magari non riuscivi a passare l'esame. Sicuramente Vabbè, comunque niente, lì hai fatto una traduzione, dicevi. una traduzione, era una traduzione già di un livello abbastanza serio, no? Sì. Quindi i classici de Cicerone, i classici. E beh, io sono riuscito a farla. Diciamo che ho dato per scontato che tanto quello che sapevo non poteva migliorare arrivando all'esame.
quindi non mi sono più interessato né di storia né di geografia né delle altre materie, no? L'unica cosa in cui io andavo liscio come l'olio Era il era disegno. il disegno per me era. Difatti, la mia pagella di terza media sono tutti sei, tutti, assolutamente Mentre il tutti sei, disegno c'è e c'è un nove. un 9 cum laude, magari, per rimanere in tema. E quindi poi io non solo facevo il disegno per me, lo facevo anche per i miei compagni perché ero talmente veloce a disegnare Oh, quindi che, anche tu eri veloce, beh quindi vedi sì, che è una a cosa quei che tempi ero ci veloce. accomuna. È Io non vero. sono veloce a disegnare in maniera realistica, ma tu eri veloce a disegnare in maniera realistica. Sì, ma perché mi ero abituato già nei primi anni, l'ho detto quando facevo quei disegni, i posti caratteristici di Torino per quel Le vedute, negozio, quelle cartoline, sì. erano. Tra l'altro quei personaggi si compravano tutti cartoline fatte a mano. Ah sì, erano Perché non è fogli. che le stampavate. No, 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 erano pezzi unici, sicuramente. Però mi ero talmente abituato in quelle cose lì che Che ne dovevi fare tante per quando. guadagnare qualcosa. Sì, perché non mi ricordo più se mi dava 100 lire l'una o quanto cosa mi dava. E quindi facevo le porte palatine, che ne so, oppure il Duomo di Torino che viene preso sotto gamba, qualcuno dice che è la costruzione, è in pratica il duomo più brutto che esiste in Italia. È una palla, non è assolutamente vero, No, non è no. assolutamente vero, perché diciamo Ma che il Duomo di Torino, che è tra l'altro, classico, cioè, ma stai parlando poi della cappella dove è conservata, dove poi hanno dove fatto hanno fatto sopra sopra la cappella la cappella del Bernini, sì, la cappella della Sindone. della Sindone, che poi aveva preso fuoco ed è stato tremendo quel momento. Quando ha preso fuoco Sì, ma infatti quando ha preso fuoco. Io è credo che stato anche quando al un telegiornale o fanno un documentario o ricordano, perché appena arrivano quelle immagini, ma già tu raccontando, già piangi, stai sì. piangendo perché. No, è stato tremendo anche perché io non sapevo niente. Anche quella sera lì accendiamo con Aurelia, di solito alle 7:30 accendevamo la televisione perché c'era il telegiornale del Piemonte, no? E quindi accendiamo la televisione, la prima immagine che vediamo subito di brutto, lì te la schiaffa sulla faccia, vedo la cappella della Sindone in fiamme, con delle fiamme alte 5-6 metri, ma un fuoco da paura. Madonna, devo aver perfino fatto spaventare Aurelia perché io mi sono. Ho lanciato un urlo, mi sono messo a piangere come se avessi visto casa mia che bruciava. Ma questo è importante ed educativo anche perché sembra strano, ma cioè, spesso si ripete e va di moda che la bellezza salverà il mondo, no? Ecco. Quindi questa è una ferita come quando ci siamo commossi, insomma, anche senza, io dico, vabbè, abbiamo noi anche un'esperienza, ma tutti gli italiani sono rimasti esterrefatti. Quando è arrivata quella incredibile tempesta pazzesca nel Trentino che ha La distrutto la Madonna, foresta dei sì. violini, ma veramente ha fatto un disastro. Poi tutte le testimonianze che abbiamo visto di persone che hanno detto, cioè, Un era la vento fine del 200 mondo, ci siamo dovuti riparare e poi 200 quando abbiamo km aperto la all'ora. porta e abbiamo visto quello che abbiamo visto. E tra l'altro ancora oggi ci sono 10.000 iniziative di persone che hanno recuperato questi legni Cercano di e cercano recuperarli. di costruire delle cose molto interessanti. Per esempio, ci sono alcuni che fanno degli amplificatori per lo smartphone, quindi si appoggia e poi il suono viene amplificato come una cassa di risonanza. Ma vedere tutta quella strage era come un campo di battaglia con tantissimi caduti. Sì, sono quelle cose che veramente ti colpiscono al cuore. Adesso stavo pensando ultimamente cosa c'è stato, una cosa del genere,
che ha fatto soffrire da matti. Beh, ci sono stati tanti smottamenti, ricordiamo, Sì, beh, vabbè, quello tante disgrazie, sì, sì. insomma, vabbè, quello riguarda un po' l'abuso edilizio di persone che Sì. costruiscono in maniera incontrollata e spudorata e quindi poi succedono delle cose. Comunque niente, papà, abbiamo chiuso il discorso Abbiamo, del sì, del video del latino. latino, ecco. Il latino è poi finito così, grazie a Poi facendo studi artistici non era più contemplato, o l'avete portato avanti Dio. No, ancora? no, 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 al liceo non si fa no, più il latino. esatto. Al liceo io ho trovato anche lì, era un liceo artistico, il liceo Vittorio Veneto si chiamavano, perché era in piazza Vittorio, era in piazza Vittorio Veneto. Era un liceo privato, difatti era l'amico del direttore dell'Accademia Albertina che aveva mandato lì mio papà dicendo: puoi andare lì tranquillo perché lì non paghi tanto, paghi proprio il minimo indispensabile. E poi io più o meno l'avrò capito perché si pagava così poco, perché c'erano degli insegnanti da paura. E allora il professore di figura, che era il professore Pontecorvo, che era un pittore Ah beh, sì, famoso. sì, che abbiamo poi anche trovato delle opere. Che lui amava la linea pulita, la linea La linea grafica, pura, pura niente, linea, nessun gesto pura. plastico, nessuna ombreggiatura. E quindi già questo è un primo gravissimo È un errore, gravissimo errore, di sì. dire voler sei un insegnante di disegno, devi insegnare No, anche la perché lui figura. insegnava la figura di Raffaele Pontecorvo, ecco. Che Appunto. poi non è da confondere con il regista, perché questo era Sì, lui era il forse suo professore fratello, artista, mi o sembra. forse era il fratello, ma non è che si chiamavano tutti e due Raffaele. Ah no, lui era No, Raffaele lui era Raffaele Pontecorvo, sì, Pontecorvo, ok. l'altro era. Quindi già l'errore è grandissimo. Poi un professore che ti prende un disegno e te lo strappa. No, infatti. Sinceramente, difatti, questo è il motivo per cui noi abbiamo fatto in quell'anno lì del primo biennio. Abbiamo fatto delle cazzate che potevano anche costarmi care, veramente potevano costarmi care, perché Stiamo facendo un video, né? ah Quindi, sì, no, 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 se si no, possono dire le cose che vuoi dire, no, no, si possono dire. diciamole. Potevano costarmi care perché dicevi, domani mattina io avevo un solito classico amico. Ne hai sempre uno o due di amici, con gli altri c'è una familiarità relativa, no? Sì. E quindi avevo questo mio amico e allora dicevo: di domani mattina ci sono 4 ore di figura, che intenzione hai? E lui fa: ah, vabbè, il solito, cosa voleva dire il solito? Voleva dire che entravamo a scuola, allora prima entravo io, salivo su in classe, non mi ricordo se dovevamo firmare, ma c'era un qualche cosa, perché non facevano l'appello come si faceva nelle medie. Nelle medie c'era l'appello, no? E lì non c'era l'appello perché era una scuola superiore, però c'era qualcosa, dovevi mettere una firma, qualcosa. Quindi io firmavo, poi andavo in bagno, vado un momentino in bagno con la mia cartella, mi affacciavo al bagno, c'era il mio amico là sotto, gli buttavo giù la mia cartella, poi uscivo dal bagno e trovavo a un certo punto un momentino per scivolare nelle scale e scendere. Nel frattempo lui era salito, faceva la stessa cosa, io aspettavo sotto, lui mi buttava giù la sua cartella, e quindi
era il classico, a quei tempi, non so se oggi non si dice più, ma adesso si dice tagliare da scuola, no? Sì, tagliare, si dice. Tagliare, tagliare. E quindi noi tagliavamo. E cosa facevamo? Siamo in Piazza Sì, Vittorio. sto pensando che io non ho mai tagliato, mi sento inferiore a mio padre, cioè, come dire, Ma sì, mi sento in perché difetto io riguardo l'avrò al confronto fatto. di mio padre, Quell'anno però lì. sì, doveva essere un professore talmente tremendo che, insomma. No, era veramente. Cioè, poi non c'è niente di più umiliante che di un professore che ti strappa un disegno, perché non può Insomma, fare ma come tu. dovevano essere fatte queste figure? Linea, bianco, nero, Io linea. avevo un padre che era scultore e già mi è sempre piaciuta il disegno tridimensionale, no? E quindi, e come lo fai il disegno tridimensionale? Utilizzando le ombre, no? Ecco. E quindi la tratteggiatura, eccetera, per creare le ombre. E lui, siccome noi disegnavamo sparsi così nell'aula, lui girava, girava. A un certo punto, quando sentivo il suo respiro alle mie spalle, dice: ci siamo, ci siamo. E infatti io continuavo a disegnare e lui mi toglieva il disegno. Mesini, ma queste cose vergognose, orribili, ma come te lo devo insegnare come si fa il disegno? Ma Ma come doveva come? essere fatto sto disegno, signor professore? Me lo dica lei. Semplicemente tirando giù. Lui ci insegnava la tecnica della matita, no? Cioè, Aspetta. così, questa è la matita, io davanti c'ho la modella, quindi faccio così, allungo il braccio, guardo l'altezza del viso e me la riporto sul disegno. Poi guardo l'inclinazione del braccio. E me lo riporto sul disegno, insomma, abbastanza No, ma il problema è che tu comunque lo facevi giusto semplice. questo, Quindi ma poi. fino lì andava bene. Una volta che hai tirato giù Anche perché cosa fai? Sintetizzi sì. i blocchi che creano la. Però poi bisogna farla la figura, Appunto, no? Disegnarla. diciamo che già la prima cosa che lui ha proprio scavalcata e quindi non ne ha parlato minimamente, è l'impalcatura, cioè lo scheletro, no? Ah, sì. Perché un corpo umano è fatto Certo. da uno scheletro rivestito. E quindi quello non l'aveva assolutamente mai fatto, perché era un Ma po'. lui che era insegnante di figura e gli altri insegnanti erano insegnanti di cosa? Poi Non avevo. avevate l'insegnante di anatomia? No, avevamo. L'insegnante di figura deve comprendere Inglobava tutto, tutto. lui faceva tutto Quindi lo comunque. scheletro, l'anatomia, Sì. muscoli, tendini. Sì. Masse, eccetera. Sì. No, quelle cose lì poi più o meno te le faceva vedere, no? Già utilizzava poco lui la lavagna, utilizzava poco altri sistemi. Di solito veniva vicino a te e magari ti faceva alzare in piedi, si sedeva al tuo posto e faceva due segni lui, però quello che stava facendo vedere a te il mio amico là non lo vedeva, quindi. E ad ogni modo, vabbè, poi avevamo l'insegnante che io adoravo, proprio È la l'adoravo. teoria delle ombre. La teoria delle ombre, Sì. la teoria delle ombre, perché è difficile perché è Sì, matematica diciamo che è al bella proprio per quello. 90%. Difatti anch'io quando a scuola dovevo scegliere le varie materie avevo scelto la fotocomposizione perché era. Mi sembrava più difficile, era più Sì. entusiasmante, perché poi da tutto quel calcolo, che anche lì era matematica, perché noi non Sì. vedevamo niente, dovevamo battere codici alfanumerici all'epoca, però poi usciva fuori la.
alla fine esci. Esce fuori la E lì figura. lo stesso, cioè, a un certo punto tu vedi un casino, un caos tremendo, proprio caos, di punti e di linee che portano a dei punti. E quando arrivi alla fine non devi fare altro che unire tutti questi punti e c'hai il tuo disegno dell'ombra proiettata, eccetera. Ad ogni modo, per finire la faccenda del tagliare, Ah già, è vero, e tagliavate. noi a un certo punto andavamo sotto, ci trovavamo libere, stamattina siamo liberi. Cosa facciamo? Cosa facciamo? Andiamo a quello che oggi si chiama, come si chiama lì? Andavamo al Po, scendevamo E sotto murassi? Ai ai Murazzi. I murassi, Murazzi a quel tempo erano semplicemente, c'erano i pescatori, appartenevano sì. tutto loro, ai pescatori e c'erano tre o quattro che affittavano le barche, no? Ah, ho capito. Ma costava pochissimo. Sì. Quindi Ma per dirci, papà, tu non sapevi io nuotare. non sapevo E il tuo nuotare amico e manco. il mio amico non sapeva nuotare, quindi è per quello che dico, abbiamo rischiato forte perché queste barche Cioè, io avevo capito erano, che rischiavate perché tagliavate, no, e rischiavamo invece rischiavate perché andavate in perché barca. andavamo in barca Ma c'erano e i salvagenti. io godevo da matti andare in barca, mi piaceva da pazzi, solo che non appunto dico Ma se mi cosa vi davano i remi? c'è la barca siamo in due, ci sono quattro remi, Quattro no? remi. Costava pochissimo. Metti come se oggi vai lì, affitti la barca, In affittarla termini di euro, ti chiedono. come fossero, non so, 10 euro, 15 Beh, euro. abbastanza. Però era abbastanza Accidenti. poco, poi eravamo in due e Sì. dividevamo la spesa. E partivamo sempre nella stessa direzione, andavamo controcorrente, Quindi dai Murassi andavate verso il Valentino? andavamo verso Moncalieri, sì. E Verso Moncalieri. Ma quando facevate così tanta strada? sì. No, ma eravamo No, ma bravini. è bello comunque. Cioè, io non l'ho mai fatto perché ho paura dell'acqua, ho Bello, paura del dondolì, ho paura di è tutto. Non ho bellissimo. neanche esperienza di vita, quindi... però tu ce l'hai, quindi è buono sapersi. No, è stato bellissimo, sono stati momenti. Anche perché noi Anche perché poi avevamo, c'è tutto anche il sonoro. sì, l'acqua, No, no, è stupendo. è musica. Ho visto tanti documentari dei... ma poi li ho visti dal vivo, perché io comunque a Torino ci ho vissuto, quindi io non sono andato in acqua, ma i circoli canottieri che sono I circoli dall'altra parte canottieri dei dall'altra murassi, parte sì, erano proprio sono quei famosissimi. professionisti, quelli. Ed erano tra l'altro tra i più bravi Tra d'Italia. l'altro un giorno un signore molto importante, un editore, della famiglia dell'editore, che era socio di questi circoli, lavorando lì in pausa pranzo, mi ha portato con lui più di una volta a mangiare lì. Esatto, Ah, lì al circolo. perché questi circoli hanno anche il Sì, loro, la e mensa. la maggior parte di questi circoli dei canottieri lì di Torino hanno proprio delle strutture liberty con tutti i vetri a piombo colorati. Sono cose magnifiche, per non parlare poi dentro, che io mi sono messo in una soggezione pazzesca, perché io al ristorante in pratica non sono mai stato, e lì sono ristoranti con i camerieri, con la livrea, cioè delle cose da film tipo Titanic. Lui ovviamente era una persona molto importante, quindi per la carità lo conoscevano fin da quando era bambino. Ma è stata un'esperienza proprio fiabesca, come entrare in un film incredibile, fellignano, non saprei esprimere. Talmente bello, circondati dal verde, perché questi circoli appunto sono famosi anche per i loro ristoranti, Sì, evidentemente. no, ma Poi ci sono i soci che vanno sono una delle eccellenze di Torino una volta, ma adesso, ma penso che ci sono ancora adesso, per carità. Non so se No, 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 ci appartengono. sono, ci sono, ci sono. Perché c'è tutto il circuito dello sport, del canotaggio, eccetera, quindi ti può anche il piacere che penso che i soci, molti di questi, abbiano passato
Però socio significa un po' come caffè letterario, no? Sì, Ci sì, si trova per sì, sì. parlare di musica, per parlare di libri, per parlare di attualità, della città, eccetera. E ad ogni modo noi andavamo sempre, avevamo un nostro punto fisso, no? Quindi partivamo con questa barca, ma io giuro che io lo sapevo che non sapevo nuotare, no? Perché non ho mai nuotato, non so, anche quando andavo al mare, se io non sentivo la sabbia sotto i piedi, Sì. non Però iniziavo. remare non vi dava la sensazione di paura assolutamente, Mai beh, ho avuto immagino, la mai minima avuto la mia, sì, di ovvio. paura. E quindi continuavamo ad andare controcorrente su verso Moncalieri, perché arrivato quasi a Moncalieri c'era l'isolotto. C'è un isolotto in mezzo al Po, cioè il Po in pratica il fiume Sì. fa così e poi si Ma c'è un ricomincia. pontile per attraccare? Niente, Ah, niente, niente, niente. C'è niente. un isolotto brullo, bellissimo, perché è un bosco e quindi tutte Certo, piante, sì. un posto Un da paradiso. fare una favola. Quindi arrivavamo lì, scendevamo, tiravamo un po' su la barca. Poteva anche essere rischioso perché potevate rovinare il fondo della barca, per dire, Sì, per quello no, che ne ma so io. era sabbia, C'era sabbia, era ho sabbia, capito. quindi la tiravamo un po' su e poi passeggiavamo lì e facevamo le Beh, eravate discussioni. esperti perché la barca non l'avete mai persa. Ah, no. E cosa avete fatto che non c'erano i cellulari? Ma no, Una volta, ma perché poi noi chiacchierando così entravamo dentro questo questa storia è bosco. incredibile. E la barca è andata via. Entravamo dentro questo bosco, poi a un certo punto c'erano le Ma radure figurati. bellissime, ci coracavamo lì nelle radure, io No, ma poi un posto come questo vale 10 volte le lezioni di figura fatte in quel modo lì, perché si impara davvero più la figura in un posto così. Ne ho esperienza io diretta perché sono vissuto e cresciuto nei boschi. Comunque. Io quel vizio lì di coricarmi poi l'ho fatto molte volte alla sera perché mia mamma mi lasciava uscire con degli amici, ragazzi, tipo il figlio della Minerva Medica, eccetera. E andavamo semplicemente all'inizio del Valentino, Sì. in fondo a Corso Bramante, e trovavamo una radura in mezzo a un boschetto, lì Sì. era pieno di boschettini. Ci coricavamo su questo prato, quindi coricato così, con gli occhi aperti vedi solo un bel cielo stellato che è la fine del mondo. Poi a Torino, vicino alle Alpi, se è venuto vento, le stelle ci sono, si vedono. All'epoca poi c'era anche meno inquinamento. E quindi cominciavamo i nostri discorsi filosofici, Sì, sì, no? sì, sì, sì. Sì. Ma a quell'età lì si fanno questi discorsi Ah, filosofici. ma lo facevamo anche noi in Ne collegio, abbiamo fatti quello, sì. un'infinità, in cui vai poi a toccare tutto, Tutti i temi, tutti i temi che vi sì. esistono. Ma come avete fatto a perdere la barca? Allora, quella volta lì della barca, noi sapevamo quante ore potevamo stare, poi dovevamo tornare indietro perché dovevi restituire la barca. E quindi torniamo per prendere la barca, naturalmente, E la e barca non c'è più. arriviamo do dove eravamo sicuri di averla tirata a secco. Ma dico, scusa, non è qui che l'abbiamo tirata la barca, Sono perché arrivate le onde, l'hanno portata via. Anche arrivavamo di là. perché se pa passa un battello, le onde arrivano, e ti portano via poi la Sì. barca. Ma voi non la picchettavate, non, con una corda? No, no, No. no, no. Eravamo proprio ingenui, ingenui. Insomma, però, a quel punto lì ci siamo presi uno spago, perché qui se non sai nuotare non possiamo neanche andare sulla Al di là riva. del fatto che anche se sai nuotare è pericoloso, perché la Sì, corrente del Po, può voglio sempre essere dire. pericoloso. Poi all'epoca forse lo dragavano ancora al fondo, vero? Sì, no, Sì, era sì. ritenuto molto pulito. Sì. Allora avete urlato aiuto, perché l'unico è urlare A un aiuto certo e punto sperare che passino altri canottieri. cominciamo a guardare, prima di tutto a guardare in giro, perché dico,
non può mica essere tornata a casa sua da sola, no? Non è un cavallo che magari Sì, però se finisce lì la corrente tira verso va giù la verso gran Torino, madre. sì, verso la Grammadre. E poi chi viene affettata, E qui, la vede per di più che rischia di andare là Madonna, dove ci sono alle le cascate, sì, cascate. arriva alle cascate, alle rapide, sì, come si Alle chiamano. rapide, sì. Insomma, ci mettiamo a cercare come dei, pian piano cominciamo ad avere un po' di fifa, no? Perché Sì. giustamente, a un certo punto la vediamo, Ma la no. vediamo. Ma e dove la Era vedete? a un centinaio di metri, era troppo distante, sarà stato 100 metri Ah, ma in mezzo all'acqua? in mezzo all'acqua, era lì che galleggiava tranquilla. Grazie a Dio la corrente non l'ha portata via. Cavolo. Ma è incredibile. Che strano. E E come ci arrivi lì? allora cominciamo. Cosa?